Ciao a tutti e a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere i miei libri preferiti, perché l'avevo anticipato nel vlog di ieri, l'altro ieri, non lo so, vabbè, nel vlog. Lo so che nella video recensione del libro di Harry Potter avevo detto che facevo i video più chiacchiericci della camera da pranzo, ma siccome la camera da pranzo in questo momento è un po' incasinata, grazie, colpa mia. Ammetto le mie colpe, quindi sto facendo questo video qui in camera da letto. Spero che la luce sia a me, sia va bene, perché la luce è naturale, che in questi giorni sta facendo un sole bellissimo, quindi ne sto approfittando per registrare il video. Intanto passa la rotina, no, può passare, tanto nei miei video non manca niente. Cominciamo subito. I libri in questione sono quattro. Comincio dal più piccolo. Allora, questo si chiama. No, vabbè. Prego. Bene? Grazie. Grazie. Allora, questo qui si chiama Tempo di imparare di Valeria Parrella. È un libricino piccolo. È un romanzo che si basa sulla vita di una madre e il figlio disabile, e in questo video vi parla delle disavventure che deve subire il figlio disabile a scuola, nella vita, e come una madre vive, appunto una madre con un figlio disabile vive la sua vita. Io vi consiglio di leggerlo perché quando l'ho letto ho percepito quello che si prova. Federico, vuoi anche tu intromettermi nel mio video? No, ok, perfetto. E quindi niente, scusate, ma qua ormai non c'è proprio così tanto. Costa 10 euro e niente, lo trovate ancora in edicola. Sì, in edicola nella libreria Mondadori oppure su internet. Poi quest'altro libro è molto molto toccante, parla dell'esperienza di Auschwitz, della camera a gas della seconda guerra mondiale. Questo qui è per questo ho vissuto di Sami Modiano, che è un sopravvissuto appunto alla camera a gas di Auschwitz. Vabbè, non fate caso al mio tedesco. E questo me l'aveva consigliato la professoressa mia delle medie e io l'ho voluto comprare perché mi ha toccato molto a me questa cosa degli ebrei e della seconda guerra mondiale, perché mia nonna l'ha vissuta e quindi volevo leggerlo, la testimonianza proprio. Questo libro, dentro questo libro ci sono anche alcune foto, aspettate se la trovo, vedete. Questo è lui, dove ci sono tutti i nomi degli ebrei che sono stati uccisi. È di 200 pagine ed è costato 10 euro sempre. E devo dire che, cioè, per chi è affascinato, no, affascinato, come posso dire, toccato da queste cose, io ve lo consiglio questo qui perché è l'ultimo sopravvissuto, mi sembra che è ancora in vita. Non lo so, non mi ricordo, sinceramente, devo approfondire la cosa, ma è una bellissima, bellissima storia. Poi, gli altri due, quest'altro che sta venendo, lo conoscete tutti, si suppone, è Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandra D'Avenia. È un libro fantastico, l'ho letto 5 volte di seguito e non mi stancherò mai di leggerlo, questo libro è stupendo. È costato, oddio, non c'è scritto, penso sempre intorno ai 10 euro comunque. Questo libro mi ha aperto gli occhi su una storia d'amore, cioè fantastica, proprio fantastica, e sulla malattia, sul cancro. Non lo so, amo questo libro come amo Harry Potter e lo leggerò per sempre, davvero, lo leggerò sempre. Infine, questo qui me l'ha consigliato la mia professoressa di italiano delle superiori, è Alessandro Bressinotto, Semina il vento.
questo qui. Questo è costato 9,90 euro. Allora, questo si basa su, non mi ricordo, tra Giacomo, una storia d'amore tra Giacomo, un italiano, e Shirin, di ricca famiglia iraniana. Tra i due si racconta tutta la storia d'amore tra i due, ma alla fine succede una cosa che sconvolge tutto il libro, ma non ve lo posso dire perché se lo volete leggere, cioè, non vi dico il finale. E niente, anche questo è consigliato, è una lettura leggera, devo dire, solo alcune parole che sono un po', diciamo, un po' osé. Ma nel resto è un libro decente, diciamo. Però il mio preferito, come sapete, è Harry Potter. Non vi ho portato tutti i libri di Harry Potter perché stanno di là in cameretta, e mio fratello stava di là in cameretta, quindi non mi va di litigare. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete tanti pollici in su, che sono sempre gratuiti. Iscrivetevi al canale che stanno qui sotto. E giù nell'info box vi lascio anche tutti i miei profili, la pagina Facebook, il profilo privato e Instagram. Io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!